Ricordami, nome e cognome. Graziella Castellina. Associazione? Maestri infioratori. Maestri infioratori. Ci sei? Sì, sì. Abbiamo preso, come si dice, da Tarmus, abbiamo preso lo scoop. Siamo di fronte alla cattedrale, un'amica, conosciuta l'anno scorso in un'infiorata in provincia, dopo quella più importante, più famosa, quella di Noto, e mi ritrovo passeggiando un quadro in fiore. A me è sembrata una cosa, la presentazione, quello potrebbe essere lo spettacolo dell'infiorata quest'anno dedicata alla Russia, quindi due culture totalmente opposte. Esatto, esatto. E invece qui mi ritrovo, e lei mi ha detto, mazza, l'hai riconosciuto, la fisiologia di Papa Francesco è legata alla festa di San Corrado. Ma me la spiegate questa cosa in modo più chiaro? Ogni anno facciamo due quadri in verticale, con una tecnica completamente differente da quella della salita di Via Nicolasci, perché questa si lavora con il fiore intero, e con una specie di ricamo su rete. Mm-hmm. E quindi una tecnica completamente differente da quella, e questo è il terzo anno che facciamo questa edizione e cerchiamo di raccontare nell'altro quadro la storia di San Corrado dall'inizio. Quindi abbiamo cominciato con una figura intanto di San Corrado il primo anno, il secondo anno San Corrado alle prese con l'incendio, e adesso c'è l'ingresso di San Corrado a Nota Antica. Quindi cercheremo di raccontare attraverso le immagini la vita di San Corrado. Okay. Speriamo di continuare questa attività. Tu fai parte dell'associazione Floricoltori di Noto? No. Spiegami com'è questa io cosa. Io faccio parte da una semplice associazione di infioratori. Infioratori, ecco, non floricoltori. A Noto ce ne sono ben quattro, quindi io faccio parte dell'associazione Maestri Infioratori di Noto. Voi siete le mani dell'infiorata. A Noto, eh? Ci intendiamo. No, quest'anno questa... quest'anno quest'unione con la Russia, il mondo ortodosso. Ci tentiamo, come abbiamo tentato l'anno scorso con i giapponesi, di creare questo gemellaggio e fare conoscere anche l'infiorata retina a livello internazionale. Perlomeno questo è quello che si propone al nostro sindaco e l'attività Questi quadri rimarranno esposti fino a quando? Speriamo se riescono a reggere fino all'ottava di San Corrado. Ok, benissimo. Allora, trovando, passeggiando per Noto, vi beccate l'omaggio a San Corrado con i fiori per intero, che è una cosa bellissima. È stato bello rivederti. Piacere. Mi raccomando, seguite Tarmus. I ragazzi sono spariti tutti, sono quelli che stanno lavorando qui. Venite qua, tutti. Coloro che state lavorando a questo quadro? Ma siete stati schiavizzati o lo fate con piacere? Con piacere. Ok, benissimo, dai. Allora, tutti giovani, avete sganciato le mani dalla PlayStation per fare qualcosa di manuale. Com'è sta storia? Tu? Cioè, ti diverte più questo o pensi che la tecnologia è sempre qualcosa di più facile? No, mi diverte più questo. Ah sì? Sì, sì. Anche comunque stare all'aria aperta, stare con gli amici. I social network li usate per taggarli, no? Sì, certo. Ok. Tutte le foto. Allora, tarmus.org, anche su YouTube, da qui a domani vi trovate questa intervista e questo servizio. 1, 2, 3. Noi vediamo Tarmus! Ce l'abbiamo fatta, dai!